Ebbi la fortuna di andare a pranzo con Sordi pochi mesi prima che si ammalasse, quindi che scomparisse dalla scena, e andammo in un ristorante di fronte a Cinecittà. Lui era stanchissimo, faceva un caldo tremendo. Quel ristorante, quel giorno, accanto a noi c'era un tavolo veramente improponibile. C'era una ragazza con degli hot pants, ma con delle cosce grosse così, ma i capelli erano verdi, cioè non era una straniera, ma non si capiva perché stava là in quel ristorante di Cinecittà, forse veniva dalla Appia Antica, non so, non ben capito. Ma era veramente incredibile, una cosa non si poteva guardare, e l'accompagnatore non ne parliamo. A un certo punto Sordi, che faceva così il cortazzoletto per il caldo, senza volto, ma non ti accorgi di niente, di che cosa per? Io, mamma mia, dico, è una cosa assurda, ma non si vede, dico, ma quei canzoni non li può mettere una che c'ha, dico, lo so, ma sai qual è il problema, Carlo, e mi fai molta tenerezza, che sarà sempre più difficile per voi fare commedia, lo sai perché? Perché nessuno si scandalizza più di niente. Nessuno si scandalizza più di niente, hai capito? Vabbè. Allora ci incamminiamo, scendiamo le scale per andare verso la macchina, l'avrei accompagnata a casa io, purtroppo Sordi scivola, boom, fa proprio una cosa, sui gradini del brecciolino. Io me ne accorgo mentre stavo, però c'era accanto a lui, tre metri, c'era un posteggiatore, sapete dove è andato a finire? È andato a finire così, a proposito che nessuno si stupisce di niente. Il posteggiatore sta qua, Sordi sta là per te, se siamo vecchiati a te. potrebbe pure aiutare il signor Sordi, e no, vabbè, c'è sta bene più aiutante. Però Sordi la prese bene perché mi disse, è come ti ho detto io, nessuno si stupisce più di niente. Quanto è stronzo. Guardiamo, ritornavo praticamente a casa di Sordi. Questo è stato.